Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. Palermo sono le 19:30 quando Gaetano Costa, procuratore della Repubblica del capoluogo siciliano, mentre sta passeggiando da solo a via Cavour, si ferma a sfogliare alcuni libri su una bancarella. Sei colpi di pistola vengono sparati contro di lui da due killer che fuggono probabilmente a bordo di una A112 che viene poi trovata bruciata. Il magistrato muore poco dopo, dissanguato sul marciapiede. Costa, pur essendo l'unico magistrato palermitano che avesse il diritto ad un'auto blindata e a una scorta, le aveva rifiutate, sostenendo che questo avrebbe messo in pericolo la vita di altri e che lui aveva il dovere di avere coraggio. Una scelta coerente con la sua vita. Durante la dittatura fascista aveva aderito al Partito Comunista, allora clandestino, e da ufficiale dell'aviazione aveva ottenuto due croci di guerra, prima di unirsi ai partigiani della Val di Susa dopo l'8 settembre 1943. Da magistrato aveva denunciato alla commissione antimafia che Cosa Nostra si era infiltrata nei gangli della pubblica amministrazione, controllandone tutte le attività. L'inchiesta sul suo omicidio ne individuerà il contesto in un intreccio tra affari, politica e crimine organizzato e come causa il fatto che Costa aveva firmato di persona dei mandati di cattura nei confronti di boss e affiliati della mafia che altri magistrati si erano rifiutati di firmare. Lo scrittore Leonardo Sciascia denuncerà successivamente che da più parti, anche da alcuni settori della magistratura, si stesse cercando di cancellare la memoria di Costa per nascondere le colpe di chi lo aveva lasciato solo e in qualche modo additato alla vendetta mafiosa. A Costa è stata assegnata la medaglia d'oro al valor civile. Nessuno è mai stato condannato per il suo assassinio.